Buongiorno amici, buongiorno. Ricapitolando, io sono uno dei tanti tifosi, non dico di che squadra, però mi secca un pochino sapere che il nostro presidente della Federcalcio Gravina è dell'Inter, perché poi mi puzza de impicci, perché come Ceferin, presidente UEFA, presidente FIFA, Infantino, tutti interisti. Non ultimo, a parte Chinè della Procura Federale, e poi abbiamo quel simpaticone manager interista che è stato dal 2002 fino al 2017 nell'Inter, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma ieri ho postato Baldi, una cosa del genere, che è preposto alla compilazione dei nostri campionati di Serie A. Ma cioè, stai a capire, o sai che mi viene dubbio, perché c'ho pure amici interisti, non è che me l'hanno propinati loro senza sapere. Un attimo, mi sta venendo pure in dubbio, ma ha visto mai che pure mi socera dell'Inter? Ecco perché mi può vedere, porco Giuda, cazzo, dopo 30 anni mi viene sto dubbio. Però ce dovevi pensare subito, desidere. No, e quella interista, presidente FIGC. Poi abbiamo Infantino, UEFA e FIFA, con Ceferin, tutti interisti. Quello che compila i cosi, i campionati sono interisti, i gironi pure UEFA. Ha visto l'altro anno che hanno ammucchiato tutti gli spagnoli, gli inglesi, tutti lei, tutti gli italiani di qua. Non si sa come cazzo fanno. Oh! Mo io voglio domandare se ci abbassa nel gasolio, però, c'è fosse qualcuno. Ma Moratti in era petroliere, li mortacci su a quel giallone, eh? Ah, non c'è sta più. Maledizione, sarebbe comodo, però, almeno qualche cosa di positivo, solo. È sempre. Si apparecchia tutto per lì, ma qualcosa per noi, poracci, perché in mezzo agli interisti ci stanno pure i poracci. Per esempio, c'è stato un amico mio che si chiama Giovanni Canzano, quello è. Madonna mia, Giovanni. Tu sei interista, ma non è che t'hanno, che ne so, quando t'hanno battezzato, t'hanno sbattuto in testa e t'hanno lobotizzato, t'hanno detto tu devi essere dell'Inter, tu devi essere lì. Perché mi pare che tu sei nato per presso a poco quel periodo, porco Giuda, oh. Io mi sono osservato del bucio di culo allora, eh? Vabbè ragazzi, pazienza, ci accontenteremo della coppa del nonno, di quelle coppette che l'Inter ci vorrà lasciare a noi juventini, laziali, milanisti. Una volta c'era Galliani per Milan, ma forse lo dito qualcosa può fare. Defatti a difesa la Juve, perché gli avevano dato al secondo tempo 5 gialli così, a cazzo dei cani. Mannaggia. Vabbè dai, speriamo, ieri io ho tifato proprio assurdo, ho tifato Inter, capito? Mi sono spellate le mani. Vabbè dai, ragazzi, io vi saluto e alla prossima, ok, ciao.